Buongiorno, vi parliamo dal, come avete visto dalle immagini, nei pressi, siamo nei pressi della DOC sulla statale Appia di Vico Lazio. Siamo venuti qua per mostrarvi l'oggetto di un articolo del Corriere di Caserta. Vediamo qua: rifiuti in fiamme, evacuato ad hoc il fumo causato dall'incendio delle prostitute, necessario l'intervento dei carabinieri. Nell'articolo si parla di 3 tonnellate di rifiuti addirittura, che sarebbero, che essendo stati bruciati, avrebbero messo in pericolo i clienti, gli avventori della DOC, struttura che è stata persino evacuata dai carabinieri. Qui addirittura c'è scritto che i carabinieri hanno spento l'incendio, non so, forse i pompieri non servivano, talmente era grande l'incendio. Comunque, come vediamo, in realtà le 3 tonnellate non sembrano proprio essere 3 tonnellate, e comunque in ogni caso qui la questione vera è che anche nell'articolo è riportato che le due prostitute che avrebbero acceso il fuoco per farsi riconoscere, che poi avrebbero provocato questo incendio, sono state portate in caserma e c'è scritto sono state arrestate per violazioni alla normativa sui rifiuti e trattenute nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima addirittura. Ora vogliamo dire, se il problema sono le prostitute che purtroppo per loro sono costrette, chi per costrizioni varie, chi per scelta, a fare questo mestiere, insomma, e il problema non è chi deposita questo, ci sono almeno 100 metri di immondizia, voglio dire, i carabinieri potrebbero intervenire in altre occasioni e forse sono i veri reati da reprimere. Eravamo già venuti qui qualche mese fa e come vedete qui non è cambiato niente, ancora di nuovo i commercianti, gli imprenditori della zona si sono lamentati con noi dicendo che il comune di Vico Lazio non interviene, non ripulisce, non bonifica l'aria. Vediamo che effettivamente alcuni di questi cumuli di rifiuti sono qui, devono essere qui da moltissimo tempo. Chiaramente qui è veramente l'odore è fortissimo, infatti andremo via prestissimo perché praticamente non si può stare, quindi ci chiediamo come possano fare questi imprenditori qui, tra l'altro alcuni di conserve alimentari, quindi cose abbastanza delicate, a vivere in questo modo praticamente. Allora, la questione qui è semplice. Questo cumulo di rifiuti vi abbiamo mostrato, c'erano già da 2-3 mesi. Allora, noi riteniamo che sia un po' strano il fatto che vengano arrestate due prostitute che esercitavano il loro mestiere anche abusivamente, non è questo il punto, ma per un presunto incendio di 3 tonnellate di rifiuti. Se sono intervenuti i carabinieri e i vigili di Vico Lazio, non so, le autorità locali, visto che siamo in territorio di Vico Lazio, ci chiediamo perché la zona non è stata a questo punto messa in sicurezza o comunque almeno posta sotto sequestro temporaneo per permettere la bonifica e la rimozione di questo cumulo di rifiuti che, ripeto per l'ennesima volta, sono qui non da oggi, non da ieri, non da 2 giorni, ma da mesi e mesi e mesi. Evidentemente è più facile, fa più scalpore arrestare 2 povere donne rispetto a contrapporsi a qualche potere forte di Vico Lazio che probabilmente a questo punto ha influenzato l'operato dei carabinieri e dei vigili, che avrebbero come minimo dovuto mettere sotto sequestro l'area dell'incendio che vi abbiamo fatto vedere poc'anzi. In tutto questo c'è anche un'ulteriore cosa strana in questo. Abbiamo visto che su Caserta c'è un giornalista di Caserta, c'è un certo Valerio Sapio, ha anticipato l'arresto delle due prostitute, poiché l'articolo è datato, come vedete, il 29 dicembre e invece le due prostitute sono state arrestate il 30, quindi il giorno dopo. Insomma, probabilmente qui ci sono stati, i carabinieri sono stati, non so, o hanno preso spunto dall'articolo, oppure l'articolista, non so, è un veggente, ha prevenuto l'operato dei carabinieri. Sta di fatto che comunque
le date non coincidono. Inoltre vi proponiamo anche le immagini dell'immondizia che c'era il giorno 28, quindi prima dell'incendio. Vi faremo vedere con queste immagini, che sicuramente non erano 3 tonnellate ma molto di meno, quindi ci sembra un po' assurdo che sia stato evacuato la docca, addirittura una struttura piuttosto grande, per un incendio che sì, sicuramente ha dei rilievi sulla salute pubblica, ma comunque abbastanza circoscritto. Poi ripetiamo, ecco qua, rispetto a c'è a meno 100 metri di cupole di immondizia, incendiare un paio di sacchetti di immondizia non ci sembra proprio la cosa più pericolosa che è stata fatta. Speriamo che i carabinieri e i vigili a questo punto intervengano. In ogni caso, noi questa volta consegneremo questo video alle autorità, così vediamo un po' se agiscono d'ufficio o altro. Grazie a tutti, buon anno.